Buongiorno, benvenuti a Presto Presto, ben arrivati. Stamattina sono le 7, anche questa mattina. Sono le 7 a Teramo, città da cui trasmettiamo, sono le 7 in tutta Abruzzo ed è all'Abruzzo che TV6 dà il suo buongiorno. Cominciamo subito con il nostro viaggio tra le notizie, perché Presto Presto, come sapete, è fatta di tante parti e tante parti vanno subito affrontate. Cominciamo con il compagno di viaggio di questa mattina, compagno di viaggio tra le notizie, che è il consigliere regionale Cecè D'Alessandro. Buongiorno Buongiorno a consigliere, lei e ai suoi buongiorno, telespettatori. benvenuto, che Grazie. piacere. Come sta? Bene. È partito presto dalla sua città? Sì, sono partito da Notaresco E verso le 6 e un quarto. per arrivare a Teramo ci ha messo Una tre quarti mezz'oretta, d'ora. no, una mezz'oretta ci si arriva Ma abbastanza. che viabilità è la nostra? Ce l'abbiamo buona, cattiva, rapida, lenta, ben tenuta, mal mantenuta? Com'è? Alle 6 del mattino è rapida, alle 8 è lenta, è mal tenuta alle 6 del mattino e alle 8. Perfetto, dopo la neve, la Dopo la neve questione si è c'è qualche aggravata. giustificazione anche. Allora, partiamo subito con il Sole 24. Intanto abbiamo visto in Abruzzo sulle nostre strade com'è la situazione stamattina. Adesso no, consigliere regionale dell'IDV, ma Dell'Italia dei Valori, sì. ne parliamo nel corso del programma. Allora, Sole 24 ore, per capire che aria ci tira oggi. Banche, taxi, farmacie, eccole qui, tutte le novità nel sole. Saltano le commissioni degli istituti sulle linee di credito anche oltre i fidi. Oggi c'è la fiducia, le auto bianche tornano ai comuni, tetto di 3.300 abitanti per la vendita di medicinali, via rating anti-mafia. E le principali novità, eccole qui, banche, taxi, farmacie. Sale a 3.300 abitanti il quorum per le nuove aperture, consigliere. Dal 2013 c'è il via libera per i farmaci monodose. Poi altre novità sulle professioni, le imprese, lo sapete, ma l'energia, abbiamo cercato di selezionare le Sì, cose che possano interessare di più certo, i il cittadini. cittadino. La separazione Eni-Snam entro il settembre 2013, i prezzi del gas calano per allinearsi a quelli europei. RC Auto, gli automobilisti virtuosi pagheranno la stessa tariffa in tutta Italia. Sconti a chi installa la scatola nera. Dunque è stata confermata questa questione che tanto aveva destato curiosità sulla scatola nera. Per i mutui, altra cosa importantissima per tutti, sarà portabile il mutuo e rinegoziabile. Chi accende un mutuo in banca non deve lì per forza aprire un conto. Ancora, che cosa succede? È stato raggiunto l'accordo contro il credit crunch, contro la stretta creditizia tra banche, imprese, moratoria su prestiti, mutui e rate di leasing. Se ricordate, l'abbiamo annunciato ieri. Si tratta, nel commento di Alberto Jolli, del primo passo per crescere. Ma naturalmente ora tocca ai debiti dello Stato. Siamo già all'ora dei secondi titoli, Sì. secondi titoli nazionali che riguardano il Corriere della Sera. Allora, anche qui ovviamente i titoli stamani sono tutti su sulle liberalizzazioni, ma su Corriere della Sera abbiamo trovato altri due spunti che vi facciano riflettere, che ci aiutino ad affrontare questo argomento. Il primo, per la serie retromarce, addio al tetto sugli stipendi dei dirigenti, scrive Sergio Rizzo. Hanno ragione Donato Brun e Silvano Moffa, i due relatori nelle commissioni parlamentari del provvedimento che fissa il tetto agli stipendi pubblici. Hanno ragione quando scrivono che c'è il rischio di provocare ingiustizie. Questo è un argomento importante in questo Ed momento. è giusto quello che scrive Sergio Rizzo. E viviamo in uno Stato dove, lo hanno detto anche tutte le televisioni, il nostro capo della polizia prende 3 volte lo stipendio del ministro degli interni, che è il suo capo. Prende oltre 600.000 euro, il ministro degli interni arriva a 200.000 euro.
dove più di 1000 persone che occupano posti nelle authority, che occupano posti nei consigli di amministrazione di aziende dello Stato, prendono il triplo, il quadruplo di un qualsiasi parlamentare. Qui c'è, ho sentito Crozza ieri sera, c'è l'autorità della concorrenza che prende due volte lo stipendio di Obama. È una situazione assurda che andava corretta, Monti non l'ha corretta, e su questo noi prendiamo atto che questo governo non è forte con i forti, è molto più forte con i più deboli, ma molto meno, come si dice, audace con i poteri forti. Il tetto fissato è a 295.000 euro, pare, ma è saltato questo tetto. È saltato, un momento. E erano già tanti. Allora, non ha valore retroattivo. Nel senso che chiunque andrà a stipulare nuovi contratti, ma quelli che ce l'hanno e sono quelli che occupano oggi queste poltrone continueranno ad avere i compensi che hanno avuto fino a ieri. E non finisce qui, perché Lorenzo Salvia dice: ma dov'è finita la consultazione sulla laurea? Perché Palazzo Chigi, il 27 gennaio di quest'anno, poco più di un mese fa, al termine del solito consiglio dei ministri fiume, 6 ore, l'annuncio arrivò da Mario Monti in persona. Sul tema del valore legale del titolo di studio abbiamo deciso di aprire una consultazione pubblica. Ma il problema è stato, come si dice, accantonato. Ad oggi non è stato ancora riproposto all'attenzione dell'opinione pubblica e secondo me andrebbe fatto. Altra cosa che prima o poi andrà sciolta, altro nodo che andrà sciolto, e questo è un nodo grosso, lo è da anni, è difficile persino, abbiamo come dire, quasi un rifiuto sulla questione della TAV, no? Sì. Ieri parlavo con un suo collega qui in trasmissione, dicevamo ci è persino difficile entrarci perché da una parte è doloroso, dall'altra è difficilissima la valutazione. Il fatto che noi siamo fisicamente lontani da quella realtà è una considerazione banalissima, certo. Però ci impedisce di capire il perché del no. Ma con poche parole, la TAV è la madre di tutti gli sprechi dell'Italia negli ultimi 20 anni. Complessivamente costerà 180 miliardi di euro, quindi ci avremmo fatto probabilmente 4 manovre. E nucleiamo dal discorso coloro che commettono reati, i black bloc, quelli che si sono presentati, quelli vanno perseguiti a termine di legge. Però non è vero che sono solo i sindaci della Val di Susa ad essere contrari a un tunnel di 70 km. C'è stato un lungo dibattito negli anni 90 sì. sulla TAV, dove avevamo per esempio Andreatta, Reviglio, Schimberni, che erano contrari alla TAV. Lo stesso governatore della Lombardia, l'attuale governatore della Lombardia, Formigoni, era contrario alla TAV. Sì. Noi avremmo dovuto ammodernare prima tutto il sistema ferroviario italiano, soprattutto del sud, e spendere questi soldi per far viaggiare in maniera decente i pendolari, e non per realizzare delle opere che, noi nello specifico che vanno a favore, sono andati a favore di alcuni general contractors tipo l'Eni, tipo la Fiat, coloro che hanno ricevuto all'inizio gli appalti per realizzare queste opere infrastrutturali e che le hanno portate a costi qui 5 volte superiori a quelle che erano i preventivi. Allora, andiamo avanti, sui treni avevamo da dire altro, ma non possiamo, peraltro rischiamo di tornare tutti i giorni altrimenti sugli stessi argomenti. Ma perché, comunque, cioè, no, ma 180 fatto, miliardi ma di certo, euro. Ma è la nostra situazione, volendolo riportare al locale, il fatto che l'Abruzzo ci sia una parte d'Abruzzo tagliata fuori. 5 ore per andare da Pescara a Roma, allora, col treno. Blocchi stradali in TAV, appunto, il governo assicura a giugno via il tunnel, si espande la protesta. TAV, blocchi stradali, cortei, irruzioni sui binari. Il ministro per le infrastrutture Corrado Passera dice: il lavoro per la ferrovia ad alta velocità deve continuare e i disordini per l'alta velocità Torino-Lione invece continuano. Per chiudere, prima del tempo, l'aggiornamento oggi
su Costa Allegra in avaria che è trainata verso le Seychelles. C'è anche una foto avanti piano sulla rotta dei pirati. Ieri avevamo incontrato la stessa notizia. Questo accenno ai pirati stava già sulla stampa di Torino ieri mattina. Adesso a far paura è un possibile attacco dei pirati che infestano questi mari, perché l'Allegra procede nell'Oceano Indiano a bassissima velocità, trainata dal peschereccio Trevignon, e perché a bordo continua ad esserci buio fitto. Pronto, buongiorno, abruzzometeo.it, Giovanni De Palma. Buongiorno, buongiorno a lei. Buongiorno, oggi che giornata è? Oggi dai, sarà una giornata comunque all'insegna del tempo stabile, anche se non mancheranno, come le ho accennato già ieri, degli annuvolamenti e continueranno a manifestarsi nelle prossime ore fino al pomeriggio sera, ma poi già dalla serata, ma è nella giornata di domani, gli annuvolamenti tenderanno ad attenuarsi, perché comunque la pressione pian piano aumenterà ulteriormente, arriverà l'alta pressione, favorirà un ulteriore aumento delle temperature, quindi sarà ancora una volta un anticipo di primavera, e questo tempo stabile durerà almeno fino alla giornata di sabato, probabilmente anche domenica, ma aspettiamo ancora un pochettino per dare un po', tra virgolette, la sentenza per domenica. Diciamo che comunque la settimana trascorrerà all'insegna del tempo stabile anche sulla nostra regione. Oh, grazie, ma intanto noi che la mattina qui ovviamente ci alziamo discretamente presto, il consigliere in maniera particolare, perché è partito alle 6:15, alle 6:30 per arrivare, a che ora sei partito? 6:15. Alle 6:15, quindi alle 6:15 caldo non faceva, alle 6 sono uscite no, di casa. No, stavano 4 gradi. Però non faceva più quel freddo incredibile, oggi no. Che sensazione hai avuto? Ma che andiamo verso un miglioramento delle condizioni atmosferiche. Capito, noi qua abbiamo deciso così, De Palma, ormai è stabilito, non ci dia delusioni. C'è l'augurio che si stia un po' meglio. Guardi, si fa il possibile, poi è anche vero comunque che qualche volta la natura ci accontenta di quello che diciamo noi. Noi proviamo a interpretare quello che la natura vuol fare, certo, ma certe volte se ne infischia delle nostre umilissime previsioni. Certo, sarebbe il colmo che ce la prendessimo con voi, no? Però a volte, quando siamo disperati per il freddo, il gelo, va bene, grazie. Grazie come sempre a abruzzometeo.it, l'appuntamento con Giovanni De Palma, a cui auguriamo un'ottima giornata di buon lavoro. Grazie. E di qualsiasi buona giornata altra cosa a lei, al suo ospite e a tutti i telespettatori. Grazie, grazie molte, a domani. Dicevo, lui lo ritroveremo domani, mentre abruzzometeo.it lo trovate ovviamente 24 ore su 24, come trovate frequenti nel corso della giornata dell'informazione di TV6 gli aggiornamenti di abruzzometeo.it. Siamo al centro, il quotidiano, siamo al centro, il quotidiano, quotidiano, perché il TV al centro non ci sta. No, assolutamente. E non ci va al centro, come fa? Ma noi abbiamo comunque superato quello che era, come si dice, la divisione ideologica degli schieramenti. Noi stiamo collocati oggi all'opposizione di questo governo, non è che poi però lo siamo in maniera pregiudiziale, stiamo valutando caso per caso i provvedimenti che vengono assunti dal governo. Non abbiamo una collocazione della sinistra tradizionale, ma certamente oggi siamo molto, molto più vicini alle posizioni di SEL rispetto ad alcune posizioni del centro, ma sicuramente rispetto a quelle dell'UDC, ma anche rispetto ad alcune posizioni del Partito Democratico. Senta una cosa, Alessandro, quanti anni sono che sta in Consiglio regionale? Io sono stato in Consiglio regionale per 2 legislature, poi ho interrotto per 1 legislatura e sono rientrato adesso per la 3ª. Allora, lei nasce comunista? Sì, a 16 anni aderisco alla Gioventù Comunista, sì. Nasce comunista, ha fatto un percorso politico e amministrativo. Sì, fino allo scioglimento del partito. Dettagliato proprio, sì. Nel senso che ha ricoperto cariche, ha avuto... Sì, ho praticamente fatto, come si dice, da consigliere comunale fino al consigliere regionale, ho avuto tutti gli incarichi che ci sono nel panorama istituzionale locale. Allora, però...
Io ho così qualche ricordo di lei, ovviamente, sì, perché avendola incontrata spesso. Lei non è stato sempre un po' all'opposizione, all'interno anche del proprio partito, all'interno dei propri gruppi? No, all'interno... no. Sono stato all'opposizione nell'attuale legislatura, nella legislatura del governatore Pace, ma ho governato il comune di Notaresco come sindaco. All'interno del lei mi chiede all'interno del partito. Posizione politica. Ho avuto qualche volta posizioni, come si dice, di minoranza e qualche volta posizioni di maggioranza. Non sempre di minoranza e non sempre di maggioranza. Allora, io in realtà non volevo indicarla come un rompiscatole, sono sempre sul no. Però lei ha l'atteggiamento dell'uomo che comunque non tace, non ingoia il rospo facilmente, o mi sbaglio? No, io faccio il mio dovere di oppositore a questa giunta regionale. No, ne controllo, questa giunta regionale, ne controllo gli atti e denuncio le cose che non vanno. Ah, io parlavo del suo atteggiamento nei confronti della politica. No, lei no, è uno che non va proprio d'accordissimo con tutti dentro il partito. Ma io credo che la politica sia confronto delle idee. E chiaramente non accetto il pensiero unico, quindi sono, come si dice, molto molto critico nei confronti di quelle posizioni, anche quelle che vengono da sinistra, certo, che non condivido. Che non sono condivisibili. Che non sono condivisibili. Insomma, un minimo di atteggiamento critico uno può e deve ma mantenerlo. Ma questo è stato sempre così per quanto mi riguarda. Lo so, è di questo parla. Però se ne è presi pure di parole. Ho preso anche un sacco di botte dall'establishment, vabbè, come si certo dice. Va bene, allora Confindustria, ora le grandi opere, il titolo di apertura del centro. Patto per lo sviluppo, Primavera, il vicepresidente di Confindustria dice l'Abruzzo punti sui Balcani. Gli imprenditori chiedono di potenziare l'aeroporto, il porto di Ortona con i fondi FAS. Ora io devo dire una cosa e poi cerchiamo di limitare, di rimetterci a posto col tempo. La voglio chiedere a Cecè D'Alessandro. Io ho cominciato a sentir parlare di cose che si potevano fare con i Balcani credo all'epoca della giunta Salini. Sì, è vero. Io non c'ero, ma è vero. Io c'ero già. Non ero nel consiglio regionale con la giunta Salini. Però c'era. Ero nella dopo politica. Sembra sempre che c'ero solo io. io facevo questo lavoro da molto tempo e i Balcani venivano, sono cominciati con lui. Il porto di Ortona non me lo ricordo nemmeno perché proprio non, a momenti anche i fondi FAS sì, hanno... è tanto che se ne parla, il potenziamento dell'aeroporto. Ora, la colpa certo non è di chi fa i titoli, perché è evidente che la colpa non è di chi fa i titoli. Mi domando, ma negli ultimi 30 anni quante grandi cose si sono fatte? Si può parlare ancora, può Confindustria sollecitare le grandi opere? Ora le grandi opere, certo, è chiaro, con i fondi FAS che a stento, che a stento nel senso che con molta difficoltà sono arrivati, questi ci sono adesso a disposizione, ma tutti gli altri soldi, tutte le altre risorse, che fine hanno fatto? Io lo so che sembro qualunquista, ma è una domanda che il cittadino si fa quando vede un'apertura di giornale così stamattina. Allora, molti soldi sono stati spesi e spesi male. Sono state realizzate opere che oggi non dico che non hanno alcun valore, ma che servono a poco allo sviluppo, sì, di questa nostra regione. Per quanto riguarda i Balcani è vero, è iniziata alla fine degli anni Ottanta l'apertura di questi nuovi, chiamiamoli, mercati. C'è da dire che c'è stato un impedimento obiettivo con la guerra, perché sì, poi sì, abbiamo sì, avuto sì, certo, un periodo di guerra nei Balcani che ha provocato anche 1 milione di morti in quelle zone. Diciamo che la vocazione delle regioni adriatiche è quella di avere un mercato nei confronti di questi paesi che potrebbe portare grandi giovamenti all'Abruzzo, sì, e che se indirizzati bene questi fondi potrebbero nel breve medio periodo avere dei risultati positivi. Per quanto riguarda le richieste di Confindustria, noi siamo
fondamentalmente d'accordo con queste richieste, però diciamo che va coniugata insieme alla difesa ambientale, cioè non è che noi possiamo metterci a offendere il territorio come è stato fatto nel passato. C'è da dire che negli ultimi 10 anni nessuna grande opera poi è stata realizzata in Abruzzo. Appunto, io credo che questo rischio, se c'è un rischio che l'Abruzzo non corre, è per l'ambiente, per via delle grandi opere. E comunque non è stato, no, i rischi ambientali ne corre l'Abruzzo, no, perché, ma non per le grandi opere. L'Unione Europea ci ha fatto una sfilza di dicevo, non per le grandi opere, perché non se di ne di discariche che non vengono, come si dice, bonificate nella maniera giusta, e l'Abruzzo le discariche, ha uno dei primati nazionali. Le discariche non sono le grandi opere, sono le opere quotidiane, piccolissime. Le opere necessarie per un vivere civile. E invece nemmeno quelle si riescono a tenere a bada. Forse ci vorrebbe proprio un momento di ripensamento su tutto, vedere se riusciamo a ritararci e riorganizzarci. Che dici? Una nuova taratura della politica. Una nuova taratura della politica. Allora, sempre in prima pagina del Centro, edizione di Teramo, omicidio di Melania. Parolisi nega i contatti con il mondo dei trans. Questa cosa era nell'aria da tempo. Il Centro insiste molto su questi rapporti con i trans, che invece sembrava non ci fossero stati, poi invece c'è stata la conferma e adesso è Parolisi a smentire. Caso Tancredi, interviene anche il PD. Paolucci, del PD appunto, il segretario, chiodi ripristini le regole della trasparenza, ne parliamo tra un attimo. È sempre in prima pagina. L'assessore, c'è la fotografia dell'assessore Dodo Di Sabatino, assessore a finanze e bilancio, vice sindaco di Teramo, perché recupero dell'evasione, rifiuti, di cui parlavamo prima, a Teramo, la TIA ridotta del 5%. E già, insomma, ieri c'è stato il consiglio comunale a Teramo, a questo si è arrivati, e ad altro nel frattempo a Roccavaso. Solo per le abitazioni civili e non complessivamente. Che se la vediamo complessivamente può darsi che non raggiunga il 2%, dopo averla aumentata del 35%. C'è tomba per il via ai mondiali. Allora, andiamo invece all'argomento della prima pagina sul caso Tancredi. Sul caso abbiamo visto, interviene il PD. Chiodi deve spiegare, dice. Paolucci, è una questione etica, non giudiziaria, i nodi vanno sciolti per ridare spazio alla politica, questo perché si chiede a Chiodi di spiegare quali sono i rapporti e le posizioni con il suo socio Carmine Tancredi, socio di studio. Chiarezza. Poi dice ancora il Centro, anche sulla sanità, nessuno sa quali sono le cifre vere, il governatore vada in consiglio e parli, questo è un altro argomento su cui adesso arriviamo. Ma qui ci sono le 10 domande a Chiodi dal momento dell'invenzione delle 10 domande a Berlusconi, sì, 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 della Repubblica, diciamo che si è sfruttato questo, che ovviamente oltretutto appartiene alla... appartiene allo stesso gruppo, grazie, appartiene allo stesso gruppo, per cui ripropone 10 domande a Chiodi, vediamo se sarà il governatore in questo caso a comportarsi diversamente dalle famose non risposte di Berlusconi. Ma la cosa importante a questo punto, dopo aver parlato del fatto del caso Tancredi, è questa questione sulla sanità che ci interessava, perché l'altro giorno il Corriere della Sera riportava quei dati particolari, sì, sulla sanità. Veramente non hanno trovato riscontro. Noi è il terzo giorno oggi che ci torniamo su. Non abbiamo, giornalisticamente è stato difficile da stabilire che cosa significasse quel pezzo del Corriere della Sera e quale fosse la verità. Ma così anche Paolucci. Questa è la conferma dell'opacità di Chiodi. Cioè, Chiodi è stato definito dal Ministero della Funzione Pubblica, non dall'IDV, il presidente meno trasparente insieme a quello della Sardegna tra tutti i presidenti italiani. Il fatto che noi non abbiamo un quadro della sanità ad oggi chiaro per la regione e per le singole province la dice lunga sul comportamento di Chiodi. Adesso lo abbiamo chiamato più volte in consiglio regionale, lo chiameremo ancora, speriamo che ci dia i dati corretti. Dobbiamo correrissimo e quindi percorrere oroscopo.
Oroscopo del 29 febbraio. Ariete, ottimo periodo per programmare progetti che richiedono diligenza e pazienza. Nella vita privata è tempo di cambiamenti creativi. Toro, momento di successo lavorativo. In amore, clima frizzante e molto movimentato. Gemelli, dovete lavorare molto per raggiungere qualcosa. Quello che otterrete sarà stabile e duraturo. Sentimentalmente sarete sereni. Cancro, evitate di prendere decisioni importanti in questo periodo, specialmente per le questioni riguardanti la carriera, tensioni e cambiamenti improvvisi nella vita personale. Leone, ottimo giorno, non sono previste difficoltà. In amore chi vi ama non vuole essere trascurato. Vergine, in ambito lavorativo la giornata sarà sostanzialmente positiva. Cercate di manifestare più apertamente i vostri sentimenti. Bilancia, la vostra carriera sarà agevolata da buoni risultati. Rilassatevi in compagnia del partner. Scorpione, al lavoro darete il meglio di voi. Vivrete momenti romantici e di totale abbandono ai sentimenti amorosi. Sagittario, tutto filerà liscio in campo lavorativo, soprattutto se sarete seri e determinati. La vita affettiva sarà al centro dei vostri pensieri. Capricorno, si prevede una giornata impegnativa in campo lavorativo. In amore, il periodo porterà incontri romantici. Acquario, la giornata si presenta un po' turbolenta sotto il profilo professionale. Gli astri porranno premesse per la nascita di un nuovo amore. Pesci, nell'ambiente di lavoro evitate di mettervi troppo al centro. In amore, se dovete chiarire una situazione confusa, pazientate. Allora, diceva il segno dei pesci, situazione confusa anche a Pescara. Noi qui situazione chiarissima, siamo a presto, sono le 7:28 e si è TV6, dà il buongiorno all'Abruzzo insieme con il mio compagno di viaggio di Notizie di Oggi, che è consigliere regionale dell'Italia dei Valori, Cece D'Alessandro. Dicevo, confusione invece a Pescara, dove per la sosta in centro in 2000 sono senza pass. Nel nuovo piano parcheggi c'è già questa difficoltà. La rivoluzione è al via domani, ci dice Quotidiano, solo 1000 famiglie hanno ritirato il permesso. Altri posti per le auto dei residenti all'interno delle aree di risulta davanti alla stazione. Il centro comunque riporta una tabella con le aree a sosta controllata, con ogni specifica, e riepiloga anche le regole e gli orari, indicando chi ha diritto al tagliando e quali sono le vie comprese in ZTL e zona B. Insomma, un vero e proprio servizio per chi ha necessità di capirci qualcosa, come spesso accade. Avezzano, tanto per parlare ancora un po' di sanità, quasi 5 mesi per un'ecografia oculare, l'odissea di un'anziana, rischio il glaucoma, dice, e mi hanno fissato la visita per il 4 luglio. Anche qui c'è una tabella con le attese più lunghe nell'ospedale di Avezzano. Per l'ecografia oculare ci vogliono 134 giorni ed è il massimo, quella all'addome invece solo, si fa per dire, 43 giorni. Andiamo avanti con Chieti. Il
altra brutta notizia, il 123esimo reggimento lascia Chieti, riordino delle strutture militari, soppressione entro l'anno secondo il piano del Ministero della Difesa. Un altro pezzo di storia della città rischia di essere cancellato, il sindacato dichiara lo stato di agitazione, il provvedimento presentato il 31 gennaio scorso è contestato dalla CGIL, unica voce che emerge dal silenzio della politica. Che significa? Ma perché nessuno ne parla secondo il consigliere? Perché probabilmente. Ma perché c'è poco da fare. Rientra in un piano più complessivo di riduzione di quelle che sono le presenze delle forze armate su tutto il territorio nazionale. D'altro canto, se abbiamo accettato a livello parlamentare alla fine degli anni 90 le riforme che sono state fatte e che hanno portato il nostro esercito a oltre 200.000 uomini a poco più di 30.000, è chiaro che ci saremmo dovuti aspettare queste ristrutturazioni e che non arrivano le altre riforme che sono state promesse anche in questo settore. È sempre così, la questione dei tagli e della riforma. Potremmo fare anche a meno di spendere tutti quei soldi che spendiamo per acquistare gli aerei militari che speriamo non serviranno mai e che oggi determinano, come si dice, una grossa spesa dalle casse dello Stato che non se la potrebbe permettere. Facciamo un'altra pausa per la pubblicità, torniamo subito. Allora, presto, PDL, messaggio a Chiodi, giunta, siamo al messaggero, ora il rimpasto, l'effetto tagliente trascina i consiglieri regionali, vertice di maggioranza rinviato in attesa del congresso Teramano, ma guarda un po', qui il problema è proprio tutto Teramo, che la platea rimprovera a Chiodi una gestione verticistica della regione, decide solo lui insieme con i teramani. Per definirli, ci dice Claudio Valente, tu come da slang, teramani, però nel resto d'Abruzzo certo non sono amatissimi, soprattutto per queste vicende legate alla politica, alla gestione dei vertici e delle responsabilità regionali. Che Chiodi un altro rimpasto non lo voglia, qui la questione è il rimpasto, è evidente anche in vista di una sua candidatura al Parlamento nella primavera del 2013, qui Valente ci dice che Chiodi nega ma che in realtà vuole andare al Parlamento. C'è uno squilibrio territoriale comunque che premia i teramani, anzi i teramani, e quindi qui lo scrive con la T maiuscola, da raddrizzare, e ci sono due assessori esterni ritenuti un lusso. Una è la Carpinetta, che per sua fortuna non è teramana, l'altro è Di Dalmazio, che invece, essendo teramano, secondo questa riflessione di Claudio Valente, dovrebbe essere il primo a cadere. Così se ne va perché è teramano e si toglie un teramano, se ne va perché è esterno, ecco, per la serie togli uno, togli due. E ci sarebbe, io credo, se posso commentare questa notizia, con tutti i problemi che ha l'Abruzzo, non credo che in cima ai pensieri degli abruzzesi ci sia il rimpasto di giunta che Chiodi si appresta o meno a fare. Io vedo gli atti che fa la giunta Chiodi, vedo quello che ha fatto, anzi meglio dire non ha fatto per il teramano, aveva una grande occasione. In questi 3 anni praticamente Chiodi ha solamente gestito la sanità in maniera cervellotica, ha creato grandissimi problemi in questo settore, non ha avviato alcuna opera pubblica degna di questo nome. Gli unici soldi che in 3 anni sono arrivati all'Abruzzo sono i 600 milioni dei FAS dell'altro giorno, tenendo conto che erano all'inizio oltre 900,
è che oggi tutti vogliono spendere ognuno nel proprio territorio. Abbiamo visto una serie di messaggi che sono arrivati a Chiodi sia dal Chietino, dall'Aquilano, dal Pescarese, che la dicono lunga sulla capacità, anzi sull'incapacità programmatoria di questa giunta. Allora devo spiegarmi davvero, le opposizioni lo incalzano Chiodi, Paolucci abbiamo visto prima sul cenno. Dopo il mio intervento di ieri, oggi è intervenuto morale, Paolucci, ecco, che dice a Chiodi che sarebbe il caso che spiegasse la sua posizione riguardo a questa grande problematica che è emersa nel Teramano e che riguarda alcune imprese che sono state, come si dice, attenzionate dalla magistratura e sono stati effettuati degli arresti e che hanno la loro sede legale nello studio di Chiodi. Chiodi ha fatto fino ad oggi scena muta, non se lo può permettere perché è presidente di tutti gli abruzzesi e noi non gli abbiamo posto domande da pubblico ministero, perché il pubblico ministero il lavoro lo fa anche bene. Perché abbiamo visto che lo fa benissimo. Gli abbiamo posto delle domande politiche, gli abbiamo detto in sostanza se mi conosce le disposizioni dell'OCSE a livello europeo che indicano in Cipro un paradiso fiscale e se per 3 anni ci ha fatto pagare le tasse più alte d'Italia o tra le più alte d'Italia a noi, a tutti gli abruzzesi, e poi di giorno e di notte insegnava forse a qualcun altro a come evaderle. Questa è la domanda che abbiamo posto a Chiodi e gli abbiamo chiesto quante aziende ha costituito nei paradisi fiscali, che non sono solo Cipro, ma sono un elenco di stati che sono ben individuati e indicati all'opinione pubblica nazionale e internazionale. Chiodi ci deve dire, ci deve rispondere come si è comportato rispetto a una situazione che è sì professionale, ma che riguarda tutti gli abruzzesi, perché per un atteggiamento molto molto più lieve che è andato sui giornali recentemente, l'aver contratto un mutuo da parte del Presidente della Repubblica tedesca a un tasso agevolato del 4% con un suo amico ne ha comportato le dimissioni. Allora, se Chiodi non parla, se Chiodi non chiarisce di fronte all'opinione pubblica regionale la sua posizione politica e morale, noi ne chiederemo le dimissioni. Oh, scontro tra il DV e Venturoni Chiavaroli anche sulla sanità. Dice il Messaggero, il capogruppo regionale del PDE, allora intanto il Messaggero riporta quanto ha appena detto Cecilia D'Alessandro, attribuendolo infatti a lui. E poi invece per la sanità Venturoni replica e dice: malgrado il quotidiano sforzo dell'opposizione di disinformare, i fatti parlano chiaro. Il governo Chiodi ha determinato il pareggio di bilancio in sanità non attraverso la scorciatoia dei tagli o facendo risorse alla contribuzione dei cittadini, ma facendo un buon utilizzo delle risorse e riorganizzando i servizi. Se ci vogliono 135 giorni per un'ecografia, quali servizi ha riorganizzato? Lasciami andare avanti. Ha messo 550 milioni di tasse agli abruzzesi in 3 anni, 550 milioni di euro. Se ha pareggiato i conti e quindi ha realizzato il piano di rientro, deve venire in consiglio regionale e dimettersi. Non riesco a capire come sui conti non si riesca mai a mettere un punto. Ma è semplicissimo. Lui dice di aver pareggiato i conti e non ce li dà, perché ce li dovrebbe dare se li ha pareggiati, perché se li ha pareggiati ha realizzato il piano di rientro e se ha realizzato il piano di rientro la gestione commissariale è finita. Allora, consulenze, incremento record, più 24,86%, nessuno come l'Abruzzo, lo dice la Corte dei Conti, ma accedere ai dati delle ASL è un'impresa. Specie a Chieti e ecco, questo, noi non per esempio, lì noi non è che solleviamo critiche solo perché c'è il 24% di consulenza in più, ma perché non vengono dette
tutti i nomi dei consulenti, non vengono indicati i lavori che svolgono. Dobbiamo andare avanti. Prego. Non finiamo nemmeno la rassegna stamattina, sarà terribile. Buongiorno dottor De Santis. Buongiorno a voi, ben rivisti Franca. Buongiorno. Ben rivista signor D'Alessandro. Buongiorno dottore. Che novità oggi dottore? Ma io devo sempre completare, se ti ricordi un po' di giorni fa parlai dei liquidi, ci sono tornato sopra. Anche ieri. E lei intelligentemente mi fece una domandina, dice ma gli elettroliti, i sali? Perché acqua, l'acqua distillata nel corpo umano non ha significato. Lo usiamo solo noi medici, noi rianimatori, in determinate condizioni che sono piuttosto gravi. Ossia, oltre ai liquidi abbiamo bisogno di sali minerali, quelli che noi chiamiamo elettroliti, oligoelementi. È semplice, sodio, potassio, il calcio e il ferro. Il sodio lo troviamo in natura in tutti gli alimenti. Infatti quando il medico prescrive dieta asodica, pur non aggiungendo il sale, quello è il sale da cucina, il cloruro di sodio, non è mai asodica perché gli alimenti contengono sodio. Oggi in commercio oltre al sale da cucina di cui uso è consentito ed è giusto, senza esagerare, perché il sodio richiama acqua, ci sono dei sali da cucina con l'aggiunta di iodio perché abbiamo dei territori, come per esempio la Valle Siciliana, la zona di Tossicia, nell'ambito della provincia di Teramo, dove il terreno è privo di iodio e quindi in quella zona con gli alimenti gli abitanti non raggiungono la concentrazione sufficiente di iodio e sono predisposti, vanno incontro a una patologia che è lo stromatiroideo. Quindi in commercio, questo è importante dirlo, ci sono dei sali a cucina con l'aggiunta di iodio. Potassio è un altro elemento importantissimo. Parecchi penso che sappiano che sia una condizione grave di ipopotassemia, come pure una condizione di iperpotassemia, perché in alcune patologie il potassio si accumula, non viene eliminato con le urine, e si hanno gravi disturbi elettrici da arrivare persino all'arresto cardiaco, oh, attraverso alterazioni. Dottore. Aspetta, alterazioni elettriche, bioelettriche del muscolo cardiaco. Allora, a prescindere poi dalle contrazioni muscolari, ecco, e dall'astenia che ci provoca l'ipopotassemia. Sì, sì. No, allora, mi sente male, vedo il suo viso. Sì, non ne posso nemmeno sentir parlare perché è una cosa, è una condanna per me quella. Questo disturbo di cui parlava. Ma questo disturbo si corregge con l'alimentazione. Va bene, appunto. Allora, siccome conosco... Si corregge molto bene con l'alimentazione, ossia non dobbiamo essere schematici nell'alimentazione, l'alimentazione deve essere molto variegata, i problemi si toccano fra di loro, ossia frutta e verdura fresca non solo sono antiossidanti e quindi ci preservano uno stato di salute, ma sono indispensabili. Poi le immagini, dottore, ha mandato delle immagini lei o abbiamo una regia efficientissima? Non ho capito. Sono passate delle immagini, lei ha parlato di frutta e verdura, vede? Sono bellissime, ma da di pomodori. Ma dicevo, lei sono ha chiesto che fossero preparate delle immagini. Del pomodoro. Dottore, ascolta, che meraviglia. Le patate, devo spendere due parole sul calcio e il ferro. Allora, lo possiamo fare domani il calcio e il ferro, dottore? Lo facciamo domani. Ascolti però, mi fa una cortesia? Domani, un'ulteriore cortesia, oltre che calcio e ferro, parliamo bene davvero del fatto dell'alimentazione? Sì, ma i problemi si toccano, dicevo, io mano a mano che vado avanti, appunto, spiego quanto è importante l'alimentazione, e poiché la settimana prossima sarà la festa della donna, certo. E ritengo che la donna sia più oberata in questa ricerca del mantenimento della salute, perché è la donna che cucina, la donna che porta i piatti a tavola, è la donna che va a fare la spesa, che ritengo che sia la cosa più difficile da fare nei supermercati, perché secondo me è facile confondersi e sbagliare gli acquisti e quindi aumentare lo spreco, perché secondo me lo spreco c'è anche nell'alimentazione.
Grazie dottore, grazie come sempre per la sua saggezza, per gli spunti che ci dà. Proseguiamo domani. Buona giornata. Buongiorno e buon lavoro a voi. Grazie, arrivederla. Ha visto che meraviglia? Bravo. Come, che bei discorsi che bravissimo, fa il dottore, bravissimo medico. Dottor De Santis, sì, ottimo medico. Allora, escursionista disperso rapidamente all'Aquila, la situazione è disperata, continuano senza sosta le ricerche, si spera nel miracolo. Un paio di notizie di sport, giornata di recuperi per 4 abruzzesi, ma non ci sono quelle che interessano più da vicino evidentemente all'Abruzzo, perché San Benedettese, Isernia, Atletico Trivento, Miglianico e Sant'Egisiese, Civitanovese hanno subito un ulteriore rinvio a 7 marzo. Tercas ora si fa sul serio, siamo al basket a 1, questa sera il recupero che può lanciare i biancorossi verso la serenità, col recupero di Avellino comincia lo sprint salvezza. Ramagli, il coach, dobbiamo essere competitivi a rimbalzo per provare a vincere. Appuntamento con il basket questa sera. Torniamo invece alla cronaca con il quotidiano La Città, che è un quotidiano provinciale teramano, ma noi da Teramo trasmettiamo e quindi certo, un'attenzione particolare a Teramo l'abbiamo. Scilipoti porta l'Università di Teramo in Parlamento. Dice l'apertura del quotidiano di Antonio D'Amore: sarà l'onorevole Scilipoti a portare l'Università di Teramo al cospetto delle massime assise politiche nazionali. E infatti Domenico Scilipoti, il firmatario di un'interrogazione in Question Time che chiede al Ministro dell'Università e della Ricerca chiarimenti sul finanziamento della Fondazione per l'attivazione appunto di progetti di ricerca. Quindi qui, anche qui una bella aria di polemica, cioè, che non certo, si è... Una questione da arrivato, portare a fondo, che è arrivato in Parlamento, che cosa che sta seguendo la città. Torniamo a parlare con un articolo di Elisabetta Di Carlo di amministrazione e Teramana, appaltata alla gestione pubblicitaria al comune minimo 600.000 euro. Sarà la ICA di La Spezia a controllare tutto il servizio comunale. La speranza è che si possa anche arrivare a una riduzione del fenomeno dell'abusivismo. Era molto sentita la questione degli appalti in pubblicità. Andiamo davvero di corsa e con il tempo. Sesso estremo, nessuna violenza, il militare respinge le accuse. Interrogato il caporale Campano, arrestato per stupro e tentato omicidio. Il difensore della ragazza insiste, è stato usato anche un colpo contundente. E l'acchiappacariche della Fiera, guarda che bell'articolo di Stefano Buda questa mattina, autoassunzioni. La di moda adesso. La di moda, autoassunzione. Allora, l'autocompenso. Il PDL comunque. È un autocompenso di cui gode il presidente della Fiera, dice Rocco Minucci, Rocco Micucci. Non sarebbe più sufficiente e ci sarà un ritocco da 20.000 euro annui, perché in assenza del direttore c'è bisogno di maggiore impegno, di altri incarichi e va bene. Allora, noi ci avviamo rapidissimamente alla conclusione della trasmissione. Intanto buongiorno al direttore di TV6, Ferruccio, benvenuti, buongiorno. Buongiorno Franca, buongiorno a tutti i nostri telespettatori di Presto Presto e buongiorno a Cesare D'Alessandro. Come si trova, consigliere? Bene, sto benissimo. Bella compagnia, un buon risveglio questa mattina. Ma certamente ho accettato con grande piacere l'invito della vostra TV. I giornali? I giornali li abbiamo in gran parte commentati, avete una bravissima commentatrice, io, come si dice, ho fatto da spalla, sono ben lieto di aver potuto dare un contributo questa mattina. Il fondo della rassegna stampa, mettiamola così.
Noi tra poco invece parleremo in particolare di pari opportunità. Innanzitutto perché la settimana scorsa c'è stata la presentazione di un progetto di legge che presto arriverà in Consiglio regionale per mettere un po' le cose in pari tra uomini e donne nella rappresentanza all'interno degli organismi amministrativi, ma anche e soprattutto alla luce della grande novità che entrerà in vigore prossimamente il 12 agosto, la legge di cui è prima firmataria la parlamentare Lella Golfo, e di questo parleremo nel corso della trasmissione, innanzitutto con degli ospiti assolutamente interessanti. Per quanto riguarda la proposta di legge regionale, ci sarà Anna Paola Mazzone, consigliere comunale di Silvi, ex assessore, ma anche e soprattutto principale proponente e redigente di questa legge, che è stata sarà portata all'attenzione della Giunta e del Consiglio dell'assessore regionale Carpineta. E poi da Chieti è venuta a trovarci, e sarà sicuramente un piacere conoscerla a fondo, Emilia Di Matteo, un personaggio di spicco nella politica chietina, nonostante sia una donna, che ha sempre rappresentato una sorta di leadership in città, prima col CCD e ora con il Popolo della Libertà. E a proposito di pari opportunità, c'è chi chiede soprattutto pari opportunità nelle rappresentazioni teatrali, e conosceremo a fondo l'esperienza del teatro immediato nella città di Pescara, e conosceremo meglio uno dei soci fondatori di questa associazione, nonché regista e attore, Edoardo Oliva. Sono stato troppo prolisso? A noi non lo devi chiedere, perché qui ci siamo sempre in lotta contro il tempo, assolutamente no, noi ci dilunghiamo nella rassegna stampa, siamo... Direttore, grazie. Allora ti lascio vi lascio alla battuta conclusiva, noi ci vedremo fra poco. Tra pochissimo. Io devo fare un percorso anomalo stamani, perché fra 2 minuti devo lasciare libero il mio ospite, quindi poi chiuderò la trasmissione da sola, a differenza di ciò che avviene normalmente. Volevo dire, prima di lasciare Cecilia ad Alessandro, volevo domandargli che cosa si aspetta adesso, davvero, però al di là delle posizioni politiche e degli schieramenti, ovviamente, che cosa si aspetta che accadrà? Primo, se c'è la possibilità che cambi qualcosa in quello che dicevamo essere l'organizzazione della regione, questo balzo, questa seconda fase che da qualche parte dovrebbe arrivare, poi o è prima, seconda, terza, quarta, quello che è, insomma l'Abruzzo ne ha proprio davvero bisogno in maniera particolare. Io mi auguro che il governo regionale utilizzi bene almeno le risorse che ha disponibili ad oggi. Sono 600 milioni di euro che devono andare all'opera di infrastrutturazione della nostra regione, ma debbono essere spesi nella maniera migliore, e mi auguro anche che la nostra regione cominci il governo regionale a dare un po' più di attenzione ai più deboli, ai pensionati, ai lavoratori, a tutti quei giovani che in Abruzzo non riescono a trovare un posto di lavoro. Noi abbiamo, all'interno della situazione negativa italiana che vede 2 milioni di giovani disoccupati, abbiamo in Abruzzo una percentuale superiore a quella del resto dell'Italia centrale e del nord. Io su questo mi attendo degli sviluppi positivi e non avrò, come si dice, alcun problema a riconoscere meriti e i valori che verranno messi. Lo spirito di collaborazione c'è sempre, ma insieme allo spirito di collaborazione c'è il controllo, e soprattutto c'è la necessità di rendere trasparente tutte le azioni che vengono poste in essere quotidianamente. Va bene, allora, facendo una cosa che normalmente non facciamo, salutiamo il nostro ospite che deve allontanarsi. Grazie. Il microfono lo lasci dopo. Grazie, buon lavoro. Grazie, buona giornata e buon lavoro anche a voi. E saluto i telespettatori. A Cesare ed Alessandro. Noi andiamo solo con un ultimo annuncio. Domani avremo un giovane professionista, nostro ospite, un architetto con cui affronteremo la rassegna stampa regolarmente, come facciamo ogni giorno.
proseguendo un po' in questa intenzione di accendere la luce su tutti, ma accendere su tutti una luce che dia la possibilità a voi a casa di arrivare alle notizie come meglio credete, commentate, portate, riferite da una serie di voci diverse, in maniera che prima o poi quella che vi piace e quella che ritenete attendibile la troverete pure, no? Ognuno di voi singolarmente. Quello che mi preme di dirvi poi è che la prossima settimana, perché qui già tutti hanno anticipato tutto, il direttore ha cominciato con le pari opportunità, il dottor De Santis si è messo a raccontare che la prossima settimana è la settimana della donna e che quindi ci saranno una serie di raccomandazioni sotto il profilo medico-scientifico che dovrà fare. Allora, io vi annuncio che la prossima settimana avremo una rassegna stampa commentata non necessariamente tutta al femminile, ma da donne che hanno delle cose da dire alle donne, ovviamente, non donne solo in quanto tali, e da uomini che lavorano con e per le donne. Così l'ho annunciato anch'io, se no mi avevano tutti bruciato l'annuncio. Allora, la seconda parte di Presto Presto con Ferruccio Benvenuti, il direttore sta per cominciare, buon lavoro a lui, ai suoi collaboratori e ai suoi ospiti. L'appuntamento con noi, con la rassegna stampa Presto Presto, domani mattina alle 7 come sempre. Grazie e buona giornata a tutti. Buongiorno Abruzzo, dopo l'impegnativa lettura dei giornali in compagnia di Franca Scagliarini e Cesare D'Alessandro passiamo a qualcosa di più leggero forse, ma sicuramente non meno importante, perché questa mattina parliamo di pari opportunità. Noi parliamo innanzitutto con delle donne su delle iniziative che si stanno portando avanti, ma parleremo anche di teatro. Io direi proprio di partire da te, Emanuela, buongiorno, come va? Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno. Sì, buongiorno. Ieri, in russo ieri. Ieri sì, ti ho sentito da Svidania. Walter è rimasto abbastanza perplesso su questa mia scelta. Oggi tornerò al francese. Siamo molto poliglotti. Sì. Come il tuo compagno di avventura quest'oggi? Sì, oggi ho l'onore di avere accanto a me il direttore artistico del Teatro Immediato di Pescara, Edoardo Oliva. Buongiorno. E sono felice perché abbiamo parlato, devo dire, molto del Teatro Immediato in questi giorni, perché tanti sono stati gli spettacoli presentati nella loro location, comunque da loro. Ma ne parliamo subito? No, un teatro che vorrebbe avere pari opportunità. Beh, no? Sì. Sì, assolutamente sì. E di pari opportunità più in generale, ne parliamo con due donne che si sono impegnate attivamente nella politica. Una a livello più squisitamente organizzativo, propositivo in questa fase, stiamo parlando con Anna Paola Mazzone. Buongiorno Anna Paola. Buongiorno. Benvenuta qui nei nostri studi, le piacciono? Molto, veramente sono rimasta impressionata. Dalla bellezza di questo studio, io conoscevo lo studio di Bussa di Silvi, quindi diciamo che abbiamo migliorato di molto. Lei l'abbiamo portata dal mare questa mattina, l'abbiamo buttata giù dal letto, ancora più impegnativo è stato buttare giù dal letto Emilia Di Matteo, buongiorno. Buongiorno. Assessore comunale di Chieti alle politiche sociali, per la prima volta, un debutto in assoluto credo nei nostri studi.
Sì, per la prima volta e faccio i complimenti e l'in bocca al lupo per questa nuova location. Allora, io in fase di presentazione della mattinata ho parlato di questa legge che entrerà in vigore dal prossimo 12 agosto, che della parlamentare Lella Golfo, relativamente alla parità di genere nella composizione dei CDA e nei collegi sindacali della società quotate e a controllo pubblico. Siamo pronti in questo paese, Mazzone? Diciamo che ci stiamo attrezzando come si sta attrezzando il Parlamento, ci stiamo attrezzando le donne, non siamo ancora pronte, perché la parità sicuramente questa è una buona legge, però ci deve essere una parità a livello proprio di ingresso delle donne negli organi istituzionali. Io penso che si possa fare tutto poi se effettivamente queste leggi sono condivise anche da donne. Tu sai perfettamente che oggi nelle amministrazioni locali noi donne siamo veramente pochissime, nelle amministrazioni comunali non superiamo il 6%, in quelle regionali attualmente l'11%, quindi abbiamo veramente una grossa sofferenza. Io penso che insomma, il rinnovamento di tutta la politica deve passare sicuramente anche attraverso l'ingresso di noi donne. Insomma, penso che le donne possano portare due cose fondamentali che oggi alla politica manca: il sentimento e la pragmaticità. Non è vero che il sentimento non si coniuga. È colpa delle donne o che non ci o mancano le condizioni e bisogna addirittura imporre? Ma no, assolutamente non colpa delle donne. Diciamo che l'unica colpa che la donna ha oggi è di avere due istanze, che è quella diciamo dell'essere madre e del voler comunque partecipare al processo produttivo, sociale e politico. È chiaro, ha più difficoltà, specialmente in alcuni periodi della vita, no? E non possiamo dire siamo diversi. Una cosa è la diversità, un'altra cosa sono le uguali opportunità. Io penso che la donna abbia più periodi e magari in alcuni di questi periodi veramente abbia tutte le possibilità anche di impegnarsi in maniera fattiva in politica. Devono cambiare le leggi affinché noi possiamo non essere, diciamo, chiamate così per cooptazione, ma perché magari ci proponiamo una nostra leadership, quindi ci proponiamo al consenso, diciamo, popolare, vogliamo essere elette come gli uomini. In media di Matteo sarà un luogo comune, ma si dice che di solito le donne non sono molto avvezze alla politica perché si fanno troppe chiacchiere, spesso si gira intorno a un problema piuttosto che risolverlo, invece nell'indole femminile c'è la volontà di risolverlo un problema. Questo ha voglia. Penso che sia il contrario. Ma sa perché dice così? Perché lei è stata candidata in una lista civica e non ce l'ha fatta. Ma no, non c'entra niente. È troppo giovane. Allora, questa è una cattiveria. Assolutamente sì. No, bisogna fare, secondo me, prima di tutto le cose per convincimento, quindi qualsiasi azione, quindi soprattutto scendere in politica, impegnarsi in politica, deve essere un'autoconvinzione e un crederci fermamente, perché si parte già da un presupposto che comunque è una competizione e nella competizione bisogna mettere le risorse che ognuno di noi, come individuo, sia uomo che donna, abbiamo. È chiaro che noi donne abbiamo un processo culturale, formativo, sociale diverso, abbiamo degli impegni maggiori per il semplice fatto che dobbiamo pensare non soltanto al lavoro ma anche alla famiglia, a tante piccole cose, quindi già una donna deve avere la consapevolezza di far conciliare i tempi, sapendo anche che poi la politica ha dei tempi e degli orari che sono completamente allungati nell'arco della giornata. E questo a volte viene visto come una possibilità di eventuale disimpegno da parte dell'uomo nei confronti della donna. E poi c'è da dire un'altra cosa, che io sono d'accordo sul fatto che una donna che poi si voglia impegnare, mette non solo la passione, il sentimento, la conoscenza, la propria formazione, ma il proprio desiderio di concretezza, io su questo sono molto d'accordo. E a volte però ci sono dei passaggi decisionali che si allungano perché bisogna poi mediare, mantenere gli equilibri, vedere le singole posizioni, far convergere i vari punti di vista verso un'unica direzione. Questo è un po' difficoltoso perché allunga i tempi, quando poi noi vorremmo vedere invece la risoluzione del problema immediatamente. Senta, lei si trova meglio con gli uomini o con le donne in amministrazione, in giunta?
Ma io sarà che ormai... Beh, che non ne siete tantissimi. No, no, io ho partecipato alla giunta precedente nella mia prima esperienza con l'allora sindaco Nicola Cucullo, dove eravamo due donne, e adesso l'esperienza attuale sono da sola in giunta. Anche quando sono stata in opposizione nella precedente amministrazione eravamo quattro donne in consiglio comunale, quindi comunque un numero estremamente esiguo. Io credo che bisogna fare una scelta principale proprio di voler partecipare, di voler esserci. È chiaro che poi se vengono messi in campo degli ausili di partecipazione e di maggiore coinvolgimento, ci deve essere la consapevolezza anche da parte degli uomini che questo coinvolgimento deve essere significativo per poter collaborare e operare insieme. Nessuno vuole scavalcare nessuno, ma il concetto della pari opportunità è tanto femminile quanto maschile. Bisogna creare le condizioni. Lei, Anna Paola Mazzone, lo scorso dicembre ha iniziato un percorso. Sì, bisogna creare delle condizioni che passano sicuramente attraverso delle leggi. Naturalmente non diciamo perché devono passare attraverso le leggi, perché diciamocela in maniera molto tranquilla, ma diciamo la verità. La parità non c'è in politica, o quantomeno non c'è uguale rappresentanza, perché al momento sono i partiti impermeabili alle donne, e quindi non è la politica impermeabile alle donne, ma sono i partiti. È chiaro che i partiti sono a maggioranza, diciamo, gli organi dirigenziali sono uomini, maschi. Sono maschi, sono uomini, e quindi è chiaro che si tende a presentare poi per le elezioni candidati dello stesso sesso. Cioè, la politica in mano ai partiti, che ci devono essere, sì, naturalmente. Sì, però voi due siete, se vogliamo, la dimostrazione più eclatante, sì, più chiara, però, che l'appeal femminile vale tanto l'appeal maschile, sì, quando diciamo viene che candidati. Facciamo più fatica. Tutte e due un botto facciamo di voti, sicuramente facciamo più fatica. Ma magari non vi camuffate nei manifesti con un paio di baffetti. No, a volte facciamo le arrabbiate, facciamo anche le arrabbiate, magari siamo come donne anche troppo arrabbiate, perché la mia collega ha detto una cosa bellissima prima, dice: dobbiamo imparare ad essere in qualche modo compagni, no? Noi donne effettivamente vorremmo essere compagni di viaggio a livello politico dei nostri colleghi uomini, ma viviamo una realtà che non è quella reale. Cioè, una donna che in politica vuole effettivamente dare lo stesso contributo di un uomo è una donna che in qualche modo non si allinea tante volte, perché è chiaro che a livello politico ciò che domina è la politica, diciamo, di un certo gruppo dove ci sono tanti uomini, e la donna che in qualche modo non è docile è una donna che, insomma, dà fastidio. Che gli uomini dovrebbero imparare a considerarci delle compagne. Cioè, noi vogliamo condividere, pensiamo di essere capaci nel programmare un progetto di bene comune. Sì, ma fare, scusi, politica è questo. Fondamentalmente sembriamo un popolo misogino, mettiamo così. No, vi spiego. A livello sindacale, facciamo un esempio, la CGIL è riuscita a tirar fuori la Camuzzo. A livello di imprese, Confindustria è riuscita a tirar fuori la Marcegaglia. A livello politico non ricordo nel nostro paese ci sia stata forse neanche la candidatura di un premier donna, tantomeno di un presidente della Repubblica donna. La Bonino la assicurarono, che era una meraviglia proprio, no? Sì, sì. Beh, oh no, non so se sì, siete... siamo sicuramente lontane, però infatti è quello che volevo cercare di dire io. Cioè, laddove la politica magari si fa da parte, le donne hanno un ruolo importante. Vediamo l'ultimo governo, il nostro governo diciamo tecnico, tre donne ricoprono tre ministeri più importanti, cosa che sarebbe secondo me attualmente impossibile se fosse stato chiedere, un governo politico. Sì, se fosse stato un governo politico. Guarda caso. Dico che per questo deve passare necessariamente attraverso le leggi. Sì, si cambia la vero, cultura. Per esempio, Cacchietti, la Di Matteo è una perno imprescindibile nell'amministrazione, perché? Ma
io non lo so, io ho fatto una scelta tanti anni fa, perché ormai sono tanti anni, l'esperienza è lunga. Ho fatto una scelta che se mi fossi dovuta impegnare in politica l'avrei fatto in determinati modi, esprimendo sempre la mia opinione, che a volte, come diceva la mia amica qui presente, pone in contrasto, e poi gli altri dicono, dice, ma questa opinione dove vuole arrivare, cosa vuole raggiungere, qual è l'obiettivo? Allora, noi non abbiamo obiettivi da raggiungere, se non quello da poter mettere in campo servizi utili e necessari, se non quello da tenere in equilibrio quelle che sono le risorse economico-finanziarie con il servizio e la fruibilità del servizio. Non ci sono altri obiettivi, almeno io per quanto mi riguarda, ma allora, anche per la maggioranza, no? Delle lei ha le colleghe. Politiche sociali, spesso e volentieri le donne vengono relegate, tra virgolette, ecco, all'assessorato con le deleghe alle politiche sociali, dopo lei ci racconterà della sua esperienza col turismo. Perché? Perché avete una maggiore sensibilità, perché riuscite ad avere una percezione più diretta di quello ma che accade? Ma tendenzialmente sì, cioè ci dovrebbe almeno essere per la dote naturale una maggiore sensibilità e partecipazione a quelle che sono i disagi e le esigenze della collettività, e soprattutto parlando di politiche sociali di minori, di anziani, quindi di famiglie, argomenti che sono, diciamo, per forza di cose a maggiore diretto contatto con la figura femminile. Però questo non toglie che ci sono anche altri campi in cui ci siamo. Io ricordo che nella mia prima esperienza ho fatto anche l'assessore al commercio, alle attività produttive, sì. Sono passata all'assessore allo sport e mi ricordo che l'incarico di assessore allo sport, prima donna ad avere l'incarico di assessore allo sport, sentivo i commenti passando per strada, dice, che cosa ne può capire una donna di sport, insomma. E invece poi, non sapendo che comunque io venivo anche dal mondo sportivo, quindi sono riuscita anche in quel campo, che è tendenzialmente prettamente maschile, a dare qualcosa, a lasciare un segno. Poi ha una formazione culturale non indifferente. Beh, diciamo, mettiamoci tante cose. E mettiamoci anche, ecco, quello una che famiglia che dire. È andata avanti. Sì, una famiglia che è andata avanti, perché nonostante le mie assenze anche proprio fisiche dalla mia abitazione, dalla mia casa, io ho cresciuto una figlia che adoro, adesso è grande, ha la sua vita autonoma, senza nessun problema e senza nessun disagio, perché poi per me vale un discorso, non è la quantità di tempo, ma è la qualità. Invece c'è quella signora accanto a lei che di figli ne ha tirati fuori suo, tre. Io ne ho tre. Adesso più tempo libero, sì. Sì, ormai mi libero, figli tra virgolette, sono grandi, per fare politica. Sì. Io faccio politica da pochissimo tempo, da 3 anni, non ho mai... il mio primo partito è stato il PDL, quindi ho fatto la mamma per tanti anni, i miei figli ormai sono universitari a Roma. Ho il tempo necessario, per questo dicevo i periodi della vita. Penso che alla donna bisogna dare più opportunità, perché è giusto che la donna possa, insomma, in qualche modo realizzare tutte le istanze, no? Il fatto di essere madre per la maggioranza delle donne è un qualcosa di molto importante. Ci sono periodi in cui effettivamente per la donna è molto difficoltoso, diciamo, seguire il ritmo della politica, i tempi così dilatati, l'impegno che devi, diciamo, che devi dare. Per me forse è il periodo migliore, perché i figli sono più grandi. La passione com'è nata per la politica? La passione l'ho sempre avuta. L'ha sempre avuta. Diciamo, finalmente... è una passione repressa per tanti anni. Quindi una legge poi... per mettere in condizione, sì, di noi... esprimere la propria preferenza. Attitudine e passione, seguirla a un certo come punto, no, della, sì, vita. Come no, ed è determinante che ci possa... Ma a un certo punto della vita che passione seguirai? Spero non la politica? Oddio, non... Più teatro? Ma io sono poliedrica e vado a fasi, no, ragionavo su quello che diceva la signora Mazzone, e è vero, alle donne bisognerebbe dare più opportunità, è proprio questo il problema, che c'è una scadenza così improrogabile per tutte, ed è una scadenza che cade in un momento critico della donna, per esempio i 30 anni, che sono l'età in cui tu vuoi mettere su famiglia, vuoi pensare a te stessa, c'hai un compagno, quindi vuoi anche così investire su quel rapporto, e al tempo stesso ti devi mettere in gioco a livello lavorativo. Ecco, quindi in quel momento ti devi dividere, perché non è ammesso che tu possa concentrarti su tutte e tre le cose in egual misura, e soprattutto non ti è concessa quella tolleranza, soprattutto a livello lavorativo, che invece bisognerebbe
potrebbe avere e che c'è per esempio in paesi nordici come la Svezia, la Norvegia, la Finlandia, dove le donne in maternità sono veramente coccolate e cullate. In Norvegia con 10 mesi di astensione. Ma sì, ma poi c'è la paternità, cioè i padri che stanno a casa per anche 2 anni. Forse mentre le mogli lavorano. In maniera diversa. Edoardo Oliva, da direttore artistico del teatro. Ma diciamo che il rapporto ha con le donne, soprattutto delle donne, allora, che hanno in mano la cultura, a Pescara sì, hanno avuto. Vabbè, insomma, il teatro in realtà è stato scritto prevalentemente da uomini per uomini. Addirittura per un lungo tempo gli uomini recitavano anche le parti femminili, quindi diciamo che il teatro le pari opportunità del teatro sono arrivate tantissime. Però quando sono stati scritti personaggi femminili, che ne so, penso ad Antigone di Sofocle, erano personaggi che invece sono rimasti scolpiti. Antigone si schiera contro le leggi degli uomini, proprio, no? A favore delle leggi della natura. Il teatro immediato in realtà è nato con uno spettacolo in cui erano tutti uomini, era Glenn Glary, Glenn Rose di David Mamet, e nella nostra compagnia ci sono donne, cioè Valeria Ferri e Elena De Ridis, ma per esempio noi quest'anno avremmo dovuto fare lo spettacolo Silenzio di Pinter, diciamo qualche settimana fa, che non abbiamo potuto fare perché l'attrice Valeria Ferri in Dolce Attesa non ce l'ha fatta a fare lo spettacolo, e quindi abbiamo ripiegato poi su un progetto che già era in cantiere, che era Reietti, che peraltro replicheremo la prossima settimana. Abbiamo anche fatto recentemente, per farci perdonare, qualche scelta prevalentemente maschile, abbiamo concluso un progetto con i ragazzi del livello avanzato del laboratorio, tratto dal Castello di Kafka, in cui ho spogliato completamente la storia dei personaggi maschili e ho lasciato K l'agrimensore con tutte le donne che incontro. Infatti si chiamava questo spettacolo K e le donne del villaggio, quindi insomma si cerca un po' di compensare ogni tanto, almeno in teatro. Diciamo che in realtà come l'ha rappresentato l'incontro? Il teatro è un po' sessuato in realtà, l'anima teatrale non ha una connotazione maschile e femminile dal punto di vista artistico. Sì. Col Castello ti sei sbizzarrito. Hanno le parti femminili, talmente vera questa cosa. Col Castello ti sei sbizzarrito. Sì, il Castello, vabbè. Suppongo, non lo sì, so. Sì, no, no, è quasi psicadelico. Se uno... Sì, era molto, molto musicale anche lo spettacolo, ed era veramente una musica quella che creavano tutti i personaggi femminili che incontrava questo povero agrimensore che si imbatteva nell'universo femminile. E che in realtà non riusciva e non riesce poi a comprendere, per cui cerca, che lì c'erano tante anime, quelle anime femminili. Quindi il Castello è diventato sì, le sì, donne in certo sì, senso. Rimanevano, sì, erano assolutamente. Non ci è arrivato mai. No, in realtà non è mai approdato al Castello. Vabbè, nella quindi, storia sì, non quella è la storia, però l'abbiamo trascorso. Diciamo che qua quello che gli impedirà di arrivare al Castello in questo progetto sono proprio le donne che gli impediscono di raggiungere. Castello, nel bene o nel male. Queste perfide donne. Io tra l'altro in uno dei miei progetti futuri prevedo uno studio sul rapporto tra sorelle. Io ho fatto qualche anno fa uno spettacolo che si chiamava Sangue di Fratelli, in cui si indagava un po' sui rapporti a volte simbiotici, anche conflittuali, ma un po' anche malati tra fratelli. Mi piacerebbe esplorare invece il rapporto tra sorelle. Mi riprometto prossimamente di fare uno studio sul rapporto tra sorelle, unicamente al femminile, ma in questo caso in particolare tra sorelle. Ci sarebbe molto da dire da sorella minore. Comunque questo dimostra che quando le donne si mettono insieme, che fanno squadra, che fanno gruppo, raggiungono l'obiettivo, perché forse uno dei passaggi fondamentali che noi dobbiamo ancora rafforzare è la costituzione di una sensibilità comune, di una partecipazione vera e reale comune tra di noi. Non sappiamo fare gruppo. Esatto. Non ancora, forse non riusciamo, però aspetta, già qualcosa è stato fatto. Io penso che tanto è stato fatto e forse questo facciamo in modo che non sia un luogo comune, perché a volte viene utilizzata questa considerazione contro di noi. Io dico, per la mia esperienza, io riesco a lavorare bene, amiche tra uomini, amiche tante donne, amici allo stesso modo sono di tanti uomini,
Diciamo che i nemici li trovi o non riesci a lavorare per una diversità di carattere indistintamente con uomini e donne. Questo fatto che noi non riusciamo a lavorare bene insieme è in fondo tante volte stata un'arma per gli uomini, per tenerci in qualche modo ai margini. Io penso che si possa comunque risolvere tutto con una bella legge per quanto riguarda... Senta, appunto, lei mi dà l'assist perché la legge andrà al protocollo il 30 marzo, se non sbaglio. Comunque, mi dicono che non, i tempi non sono proprio quelli, che potrebbero anche essere... Io faccio riferimento a quello dilatanti, che è stato detto nella conferenza stampa della settimana scorsa, dove c'era anche la Federica... L'assessore regionale, Carpineta, e a quel punto veramente voi avete fatto massa critica, come si suol dire, no? Molto, perché... questo dimostra che sappiamo lavorare bene, partendo da Teramo, diciamo il progetto è nato come comitato pari opportunità di Teramo, abbiamo lavorato. A inizio dicembre abbiamo lavorato, ma abbiamo capito da subito che muoversi da sole non aveva nessun senso, quindi ci siamo messi in contatto con una rete. Gli altri, sì, diciamo, ho preso contatti con la regione, la consigliera di parità Letizia Marinelli è stata bravissima a diciamo così costituire una rete con tutte le commissioni pari opportunità regionali e della provincia, e abbiamo condiviso diciamo questo progetto che il CPO di Teramo aveva elaborato. In fondo la nostra non è l'unica proposta, perché so che ci sono anche altre proposte da altri gruppi, per me sono tutte valide, l'importante è che diciamo condividiamo tutti lo stesso obiettivo, che è quello di aumentare, la presenza delle donne in politica. Ecco, si parla tanto della modifica del nostro sistema elettorale regionale piuttosto che nazionale, però soffermiamoci sul nostro caso. Nel nostro caso che cosa prevede la proposta che è stata illustrata? La nostra è semplicissima, noi prevediamo l'introduzione di un nuovo articolo in cui introduciamo appunto la doppia preferenza di genere, spiego velocissimamente, l'elettore potrà esprimere nella stessa lista due preferenze, l'importante è che siano di genere diverse, queste due preferenze non sono obbligatorie ma una diciamo seconda opzione, preferenza facoltativa, l'importante è che la seconda sia espressa a un candidato di sesso opposto a quello della prima. Quindi un maschio o una donna, o una preferenza sola. O una preferenza, oppure se io ho votato un uomo posso poi dare nella stessa lista un'altra preferenza a un'altra donna. Però di sesso diverso. Quindi se voto una donna posso votare anche un uomo, quindi è una, diciamo, è già stata questa legge analizzata, applicata in campagna, quindi la Corte Costituzionale ha già detto che non prefigura un risultato elettorale, ma è soltanto di promozione per le candidature femminili. Noi pensiamo che sia l'unica via, cioè aumentando le donne nelle istituzioni possiamo effettivamente cambiare anche la politica. Oggi si parla tanto di necessità di rinnovamento, di cambiamento, perché la società è cambiata, noi donne siamo cambiate, siamo tante nella società, ed è strano che noi che rappresentiamo un 54% della popolazione, è aumentata l'imprenditoria per femminile nella nostra regione? Cioè, noi siamo dappertutto ormai, meno che in politica. Siamo brave imprenditrici, siamo bravi magistrati, bravi giudici, ottimi medici, bravi sindacaliste. Purtroppo in politica, e qui non, quando parlo di politica parlo non di partiti, ma proprio di politica in generale, non riusciamo proprio ad essere nelle istituzioni, e questo è veramente molto grave. Però è colpa anche delle donne che votano gli uomini piuttosto che le donne. Beh, questo sicuramente, se le donne che vengono messe in lista non prendono tanti voti da poter poi entrare nei consigli, negli apparati di giunta, eccetera, evidentemente non riescono a coagulare quel consenso che invece sarebbe quasi spontaneo proprio nel. Ma perché non sono preparate o perché sono così scafati gli uomini che evitano che i voti vadano alle donne?
i meccanismi, insomma, no, il discorso è questo, prima di tutto c'è la grossa difficoltà ad essere candidate e quindi questo dipende dai partiti, per quello che dicevamo prima, che i partiti sono chiusi in fondo. E voi però relativamente a questa nuova legge avete pensato che le liste... Le liste devono essere in qualche modo, diciamo, c'è una proposta al 50%, la nostra mantiene i due terzi, cioè non si può superare i due terzi della quota genere. Di un genere. Per me non è tanto importante la quota, io farei più un discorso se avessi, cioè se potessi, inciderei più sulla rielaborazione degli statuti dei partiti, perché se nello statuto di un partito mettiamo che le donne devono partecipare o devono in maniera paritaria rispetto agli uomini o devono occupare posizioni di governo, di primo livello, di governo del partito, il problema non ci sarebbe, perché il discorso è tutto lì. E sono gli statuti dei partiti che devono essere in qualche modo adeguati alla partecipazione della donna. Siccome questo non accade, siamo costretti a passare tramite la legge elettorale, perché altrimenti il discorso si potrebbe risolvere a monte. Quindi per essere elette devi essere candidato, adesso ne siamo veramente poche quelle che riusciamo ad essere in qualche modo. All'inizio ne sono sempre di più e dopo col prolungarsi della legislatura ne diventano di meno. Di questo parleremo fra poco, perché anche noi abbiamo delle regole da rispettare che sono quelle della pubblicità. Linea alla regia. Allora, Manuela, il nostro ospite Edoardo Oliva avrebbe voluto essere la prima donna di questa trasmissione, invece l'abbiamo messa all'angolo. L'abbiamo messo all'angolo in ma tutti sì, i sensi. Ma la trasmissione oggi. Questo prevedeva oggi. Preso una brutta adesso però per la parità, sì, per la parità di genere, assolutamente, a un terzo lui. Del tempo. Sfruttiamolo bene perché qui le donne reclamano. Bene, allora, teatro immediato, sabato scorso abbiamo visto uno spettacolo di cui tra l'altro qui a Presto Presto abbiamo parlato, 456 di Mattia Torre, che è poi l'ideatore di Boris, che io adoro, ormai è trasmissione, serie cult, che poi è diventato anche una bellissima serie su dietro le quinte del cinema, del devo dire molto attendibile, molto così, reale. E questo spettacolo ha avuto un buon riscontro. Sì, un ottimo successo. Ecco, stiamo vedendo le immagini. Sì, è ormai uno spettacolo che, questa è la seconda stagione che è in circuito, l'anno scorso ha avuto molto successo al Piccolo Liceo, era partito un po' in sordina, quest'anno addirittura è stato un mese al Franco Parenti e noi siamo riusciti insomma a farlo venire nella nostra stagione. Uno dei temi che volevamo riapprofondire, perché insomma erano già stati trattati nelle precedenti stagioni, era quello familiare, con tutte le dinamiche anche lì attuale. Qui ci sono dinamiche, a parte da questo nucleo castrofobico, ma ci sono tensioni che poi alla fine esploderanno addirittura con un epilogo tragico, per quanto tutto lo spettacolo ammantato di comicità, ma insomma il tragico e il comico poi in famiglia soprattutto si toccano molto, molto frequentemente, e quindi niente, insomma, lo spettacolo è andato molto bene, loro sono anche rimasti molto contenti come sono stati accolti. Ecco, vi siete appoggiati al Flaiano per questo? Flaiano, sì, noi abbiamo quest'anno anche più di uno spazio che abbiamo e utilizzeremo per la stagione, il Flaiano è uno di questi, poi c'è il nostro spazio storico che ormai è noto, detto e ridetto perderemo, insomma quello dove è la nostra casa. Sarà occupata da Flipper e Videopoker tra breve, e questo insomma che ci fa molto piacere, Pescara ha un problema molto serio di spazi. E infatti la domanda era proprio questa, noi abbiamo parlato proprio della mancanza di strutture adeguate in Abruzzo per ospitare spettacoli di un certo livello, infatti. E voi forse siete proprio un caso, perché se vogliamo avete tutte le carte in regola, ecco, sì, infatti. Un grande cartellone, tanta gente che ci segue, perché però dire anche poi dovete chiaramente usufruire di altri spazi. Sì, di spazi che poi non sono proprio
canonici per il teatro, perché l'Auditorium Flaiano è uno spazio che noi utilizziamo e siamo anche contenti di farlo, ma è certo. un auditorium, diciamo, riconvertito al teatro, quindi c'ha anche dei problemi. Per alcuni spettacoli non possono proprio essere allestiti in via Flaiano. Poi abbiamo alcuni cinema teatri, ma un teatro a Pescara, vabbè, è noto, manca da sempre. Pescara penso sia stata l'unica città, forse al mondo, ad aver abbattuto un teatro all'inizio degli anni 60, perché doveva essere costruito il nuovo e lì c'è ancora un parcheggio, lì dove c'era quel teatro lì, e il teatro nuovo Pescara non ce l'ha. Poi in realtà Pescara avrebbe un teatro, che è il Teatro Michetti, che è stato acquistato dal comune qualche anno fa per anche una somma importante, più di 2 milioni di euro, ma già ce l'hai chiuso perché non si riescono a spendere spiccioli rispetto a quanto è stato speso per comprarlo, per renderlo agibile. Quello è un teatro che esiste da 100 anni, il Michetti sta lì ed è chiuso, però si pensa di fare il teatro, diciamo, quello monumentale da 3.000 posti. Io questo lo dico spesso e lo ripeto quando ho occasione di farlo, perché è molto triste, è anche un modo di procedere al contrario. Non si riesce ad aprire un teatro di 400 posti storico, ma si pensa ad aprire e a costruire il prossimo teatro da 3.000 posti, e questo lo si dice da 50 anni a Pescara. In realtà poi chi opera costantemente come facciamo noi perderà il proprio spazio e non sa, quindi al di là del fatto che le risorse sono poche, magari uno spazio ci consentirebbe di proseguire il nostro progetto, ma probabilmente questo progetto credo che dovremmo emigrare da qualche altra parte. Perché, ecco, evitiamolo, proprio questo è il problema fondamentale. E che è probabile che accadrà questa cosa. Il problema è questo, che poi si dice sempre che non si investe nel teatro, che poi è assurdo, perché poi la gente a teatro ci va. Sì, sì, infatti noi siamo... Perché non è vero che i teatri sono vuoti, i teatri sono sempre pieni. Soprattutto in tempo di crisi, diciamo, la gente tende a riappropriarsi di valori culturali, a trovare fonti così di arricchimento, altre che sono legate appunto all'emozione, alla scoperta, anche alla riscoperta di modelli persi, e anche un modo di aggregarsi che emotivamente rende tutto molto più vibrante, anche, diciamo, vuol dire effervescente. Ma, eppure non si pensa mai di investire su questo? No, purtroppo no, almeno l'attuale amministrazione, almeno a Pescara, non lo fa. I soldi in realtà sono pochi, poi quelli che ci sono impiegati in un modo che noi non condividiamo. Pescara è una città che da circa 50 giorni non ha l'assessorato alla cultura, ecco, ricordiamo anche questa cosa, e pare che nessuno se ne accorga, cioè nessuno dice niente. Pescara sono due mesi che non ha un assessorato alla cultura. E in tutto questo voi come vi muovete? Chiaramente... Noi ormai facciamo a meno, diciamo, non abbiamo rapporti con questa amministrazione da un paio d'anni. Per cui a noi francamente il fatto che ci sia un assessore della cultura in questo momento poco ci cambia zero, anche perché noi sono due anni che facciamo una stagione con risorse praticamente private. L'anno scorso abbiamo messo insieme una cordata di addirittura 72 partner privati e abbiamo creato anche un filone, perché adesso insomma anche altri ci imitano in questa strada. E forse è l'unica possibile. È l'unica possibile, ma possibile in tempo di crisi è anche un po', no, una contraddizione. In realtà se pensato, le imprese pensano molto di più a investire nella cultura di quanto non lo facciano le amministrazioni, che hanno questo dovere costituzionale, perché l'articolo 9 della Costituzione dice che è compito della Repubblica promuovere lo sviluppo della cultura. E lo dice un principio fondamentale, insomma, della Costituzione italiana. A Chieti fanno salti mortali per tenere sempre accesi i riflettori dentro e fuori il Teatro Marruccino. Teatro Marruccino, certo. È un grande patrimonio, una grande risorsa che va tutelato. Ha passato una fase sicuramente un po' critica legata alla gestione economico-finanziaria. Adesso si sta ripartendo. Sempre con delle grandissime difficoltà, perché è inutile negarlo che il momento attuale rende difficile. Ha fatto bene o male il sindaco di Primio a metterci un senatore a sistemare le situazioni del Teatro Marruccino? Il senatore è un grande appassionato, un grande competente, segue in maniera attenta tutta la problematica del teatro. È stato nominato un CDA, è stato nominato un direttore amministrativo, adesso si è concluso da
poco il bando per la presentazione di domande per il direttore artistico, quindi diciamo che si è rimessa un attimo tutto in sesto l'apparato in modo tale da poter avviare il percorso nel migliore dei modi, così come è giusto per il grande patrimonio, il grande valore che il Teatro Marrucino ha sempre avuto. È sicuramente un fiore all'occhiello non soltanto della città di Chieti, ma di tutta la regione. Penso condivida anche Oliva da Pescarese. Sì, sì, ma... Noi siamo stati anche presenti qualche anno fa. Vengono anche tantissime persone da Pescara. Ormai l'area è comune. Non solo. E quindi diciamo che le risorse, pur tanto diminuite nel corso degli anni, devono essere però attenzionate verso un discorso molto importante, che è quello della cultura. Fare cultura è possibile anche con una gestione manageriale? Ma sicuramente sì, considerate che nei paesi anglosassoni, in America, la cultura viene gestita totalmente a livello privato, ci sono le fondazioni, e lì è un altro processo culturale. Noi ne abbiamo un altro che invece verte più sul pubblico, però questo non toglie oggi, in un momento di crisi come quello che abbiamo, di poter mettere insieme le due cose, cioè il settore privato e il settore pubblico, che collaborano insieme, perché, come diceva giustamente l'amico Oliva, è fondamentale capire che in momenti di crisi bisogna lavorare sulla qualità del prodotto, detto proprio brutalmente. È inutile sperperare risorse per cose che hanno comunque un loro valore, però non hanno magari un riscontro importante, e invece se si riuscisse a concentrare le risorse su determinati argomenti, però estremamente validi, allora si otterrebbero dei risultati sicuramente appaganti. Oliva, ti offro un assist. Allora, spesso quando abbiamo parlato in passato si è ravvisato da parte dell'amministratore una scorsa oculatezza nel relazionarsi con le realtà, le associazioni culturali presenti sul territorio, quando bisognava fare politiche culturali, nel vero senso della parola. Spesso e volentieri invece il politico, l'amministratore, riteneva di saperne magari più di te piuttosto che di un'altra di associazione, e poi c'erano i figli belli e brutti. Sì, sì. Continua a essere così? Vabbè, sì, è così, in realtà è così, ma ho appena detto che in questo periodo non c'è neanche appunto la possibilità di relazionarsi con un assessore che non c'è. Sì, questo è vero, anche su questo io mi sono espresso tantissime volte, su come per esempio l'amministrazione di Pescara abbia deciso di concentrare da qualche anno a questa parte le risorse, per esempio nel festival d'Annunziano. Leggevo proprio in questi giorni, un paio di giorni fa, che si diceva di come per esempio Pescara debba diminuire le sue consulenze, l'amministrazione di Pescara debba diminuire le sue consulenze esterne. Si diceva anche che in fondo alcune consulenze esterne, come quella di Giordano Bruno Guerri, per poche migliaia di euro, erano invece in fondo assolutamente ineliminabili. Ora mi chiedo se 100.000 euro circa dati a Giordano Bruno Guerri per curare l'immagine di Pescara città annunziata siano poche migliaia di euro, e soprattutto mi chiedo dov'è il dato visibile e concreto di questo operare di Giordano Bruno Guerri. Allora, quella è una delle cose che secondo me non andrebbero fatte. Quando si parla di concentrarsi sulla qualità, non è quella la qualità, cioè non può essere un evento la qualità. L'evento, come ho anche questo detto tante volte, può essere il terminale di una serie di operazioni che però sedimentano. Anche investire e capire sul chi sarà. Esatto, su chi sarà, ma soprattutto tener conto di realtà territoriali che oggettivamente fanno e producono. Quindi comunque daremo il diritto di replica a Giordano Bruno Guerri, che provvederà la nostra amica Manuela vorrei veramente, ma non solo io, questo vorrei, peraltro questa è una cosa, è una domanda che io rivolgo, no? Cioè, bisognerebbe chiedere anche ai pescaresi che cosa pensano di questa questione, perché io dico, ma che significa curare l'immagine di Pescara città d'Annunziana? Cioè, questa cosa è una cosa che nessuno ancora ha capito bene, e forse neanche il signor Giordano Bruno Guerri ha capito molto bene. Non si può venire semplicemente l'estate per due settimane a fare delle cose e pensare, diciamo, che quello voglia dire cambiare il volto culturale di una città. Una città va vissuta
durante tutto l'anno, Oliva, cercando di capire quello che succede realmente dentro la città. Molti ritengono che io sono buono, invece io non sono assolutamente buono, anzi sono cattivissimo. Di prima mattina, quando mi sono svegliato prestissimo, ho preso un solo caffè. Ecco. Tant'è che qui ho un assessore al turismo, che suppongo si sia impegnato, o perlomeno abbia cercato di fare di qualche ex assessore al turismo. Ex mantengo assessore. La delega al turismo, non la mantengo. Però non è più assessore. È successo a un certo punto che il suo sindaco si è buttato col paracadute, ha detto voglio cambiare tutto, però in realtà non ha cambiato nulla. Al posto di lei come assessore ha messo un assessore, portava un manichino, però quel ragazzo non penso che fosse un manichino, era un assessore alla trasparenza amministrativa che nottetempo è stato delegittimato di questo incarico ed è stato nominato un assessore al commercio. Adesso lei è molto molto cattivo, assolutamente cattivo. Cioè, allora, l'hanno defenestrata? Non penso che sia così, io penso che oggi sia difficoltoso per un sindaco. Forse volevano buttare lei senza paracadute. Oggi è sicuramente difficoltoso per un sindaco amministrare un paese con le difficoltà economiche che abbiamo, a cui accennava la mia collega precedentemente. È difficile avere degli equilibri anche politici poi che devono portare avanti l'azione amministrativa, per cui per un sindaco ci sono momenti in cui magari ripensa la squadra in maniera diversa per dare ad altri anche altre possibilità di esprimersi a livello di giunta. Lei si poteva togliere perché era una donna di partito. Ma io sono stata, non sono più assessore, ma ho lo stesso la delega al turismo, quindi comunque contribuisco all'amministrazione. Poi la verità, fare politica non significa soltanto stare in giunta o amministrare. A me piacciono anche tante altre cose, come vede mi sto impegnando molto per fare in modo che, che le donne abbiano effettivamente le stesse possibilità di accesso alle cariche elettive. Siccome sono ancora cattivo, sono me la spiega questa logica? Quale? Questa perché logica? Lei che sta dentro la stanza. Allora, io nella testa del sindaco non ci sto. Il nostro sindaco ha una personalità molto... Gaetano Vallescura ha una personalità sicuramente forte. È un grosso comunicatore, lui ama questi gesti forti, magari teatrali, anche per esprimere, con... è anche un discreto attore. No, il nostro sindaco ha una personalità così comunicativa, sicuramente voleva lanciare un messaggio, sono sicura che è costato anche a lui fare determinate scelte. Purtroppo la politica è anche questa, è cercare, come diceva appunto la mia amica, bisogna mediare determinate situazioni, l'amministrazione di un paese non è amministrare un paese non è facile. Il sindaco in ogni momento si assume la responsabilità di una squadra, quindi è giusto che le sue scelte siano. Di Matteo sta facendo un po' la politica, la sua collega qua, sta parlando in politichese. No, lei sta raccontando sicuramente un'esperienza, una verità, un'esperienza anche forse un po' dolorosa, sofferente, perché questo dimostra ancora una volta che la politica è una competizione, è una condivisione di intenti, di azioni, di attività, ma ci sono dei momenti in cui devi saper lottare, devi saper comunque affermare quelli che sono i tuoi principi, le tue idee. E purtroppo a volte... Allora, mi racconta, perché noi la sera siamo stati a cena insieme, non io e lei, eravamo... C'erano anche diversi colleghi, io ho conosciuto un po' meglio la di Matteo, e mi incuriosì quel discorso della zia che reportò il nostro amico Massimo Berini, che è un po' la voce saggia, mettiamola così, tra questi scapestrati che sono i maschietti all'interno della giunta, che lei ci vede un po' più... No, forse sarà, a parte l'età che comunque non è giovanissima, l'esperienza acquisita sia umanamente ma anche nel campo della politica, perché volente o nolente ormai sono tanti anni che comunque sono presente in politica in maniera attiva, con attività sia in giunta che in consiglio comunale, e quindi si acquisisce per forza una conoscenza, un'esperienza della situazione, si percepiscono alcune
cambiamenti, alcune atmosfere, e magari viene quasi spontaneo, a mo' proprio di zia, tra virgolette, dire guarda, forse se si fa così, se fate così può andare meglio, non fate questo perché magari... Quindi viene però quasi certi spontaneo. Colleghi sono di coccio. Ma sì, perché poi c'è sempre quel preconcetto che dice, ma mi stanno dicendo questo perché? Perché qual è il fine, qual è lo scopo? No, a volte invece si fanno le cose in maniera molto semplice, molto leale, aperta. Si dice che le donne siano un po' problematiche, in questo caso in politica sono gli uomini. Beh, forse, io penso proprio di forse sì, forse sì, forse sì. Tra l'altro... Io, dipende anche poi dal carattere delle persone, infatti io quando dico che bisogna avere la giusta determinazione, perché in politica a volte non dico che bisogna ragionare come un uomo, però ti devi mettere a un livello in cui devi comprendere quale può essere il loro ragionamento per poter controbattere. Senta, parliamo di cose serie, vi faccio delle domande serie. Emilia, Di Matteo nasce a Roma il 4 aprile 1900X. Ariete. Sì, Ariete. Chiaramente Ariete proprio. Legge l'oroscopo, lo segue l'oroscopo? No, non lo seguo, quando lo sento che così ha un passaggio in radio. Creatività, in energia creativa fa parte del suo segno. Positiva. E oggi mi dicono, diceva nella parte precedente della trasmissione, l'oroscopo per quanto la riguarda diceva che è un ottimo periodo per la sua creatività e per i cambiamenti. È vero? A volte ci indovinano gli oroscopi. Sì, è vero. È una fase di, che io avverto, poi non lo so, bisogna anche essere forse nelle emotività anche sensitivi. E si avvertono delle fluidità della propria vita in cui ci si indirizza verso percorsi che possono dare risultati sicuramente ulteriori. Io ho fatto questa domanda di passaggio perché vado a un altro segno zodiacale. Allora, vediamo qua. 19, lei del Cancro. Sì. Giusto? Allora, il Cancro, sentimenti, capacità di amare, eccetera, eccetera. Non prendere decisioni non importanti e stare molto, molto attenta ai cambiamenti. Bene. Sì, io, come diceva appunto lei, io percepisco che questo è un momento molto difficoltoso per quanto la domanda riguarda. È subito, là, ovviamente. Ecco, sì, è normale. il periodo non è dei più favorevoli. Perché lei è una donna di partito, ma si trova in fase congressuale e si trova comunque all'interno di un'amministrazione. Io penso che ai congressi bisogna dare quella giusta importanza. Nel senso che non segnano situazioni definitive, se ci sono, come accade per esempio nel nostro partito in questo momento, due liste, è perché ci sono varie anime all'interno del PDL. Dovrebbe essere il congresso un momento di crescita, anche di confronto tra le diverse aspettative, diciamo, delle persone che fanno parte di un partito, le diverse politiche che si vogliono attuare all'interno del partito. Non ci vedo niente di sconvolgente. Secondo lei prevarrà lo spirito di squadra familiare, tipico della femminilità, o prevarrà l'egoismo maschilista? Beh, sarei falsa se io dicessi il contrario di quello che ho detto finora. È chiaro, i partiti sono formati, diciamo, costituiti dalla maggioranza di uomini, ed è chiaro che l'impronta sarà e continuerà ad essere, diciamo, quella maschile. Per quanto ci riguarda, per quello che vedo, c'è una nuova apertura all'interno del PDL verso noi donne, anzi c'è una buona apertura in questo momento, speriamo che si faccia sempre di più. Io non vedo questi congressi, non li vedo come così uno scontro frontale. Secondo me è giusto poi alla fine rifare sintesi e portare avanti un unico concetto, che è quello nostro, del centrodestra,
di un partito che vuole continuare diciamo, ad essere vincente, a crescere nel territorio, per cui bisogna, al di là poi delle lacerazioni che ci saranno, visto che poi ci sono due liste a Teramo, recuperare uno spirito di squadra e ricominciare veramente ad essere uniti dal giorno dopo il congresso. Questo penso che sia. Senta, vi chiedo a tutte e due un consiglio, un monito. Noi abbiamo molte telespettatrici la mattina, in particolare, no? Donne che sono a casa, che magari ci pensano, vorrebbero provarci in politica come in tante altre attitudini che magari non riescono a esprimere. Vorreste dare un consiglio? Il consiglio innanzitutto è vedere, diciamo, dal vivo le varie situazioni per comprendere in partenza, quindi partecipare per esempio alle sedute di consiglio comunale, di un consiglio provinciale, di un consiglio regionale, cioè rendersi conto della di come si vive, si gestisce l'attività amministrativo-politica. Essere consapevoli che niente è dovuto, niente è facile e che bisogna comunque sempre lottare e dimostrare sempre quello che uno riesce e sa fare. Non si è mai arrivati, cioè, quindi mettersi sempre alla prova. E saper conciliare, perché si può fare tranquillamente il lavoro, la famiglia, la politica, si può fare tutto nei giusti termini e nei giusti tempi, però bisogna avere questa grande forza interiore che c'è tanto è un bel sacrificio, se vogliamo, anche, però bisogna saperlo. Bisogna essere consapevoli che è una bella battaglia. Mazzone, di solito le donne sono più portate nella solidarietà, nel sociale, forse per questa loro propensione ad essere mamme, sicuramente punto focale di riferimento all'interno di una famiglia, quella che è predisposta ad aiutare il prossimo. Lo si può fare anche in politica, la politica non è una cosa sporca. No, assolutamente, anzi ribadiamolo questo concetto, perché ultimamente con tutta questa antipolitica quasi ci costringono a vergognarci. Più donne di quello in politica che facciamo. Sarebbe un vero rinnovamento. Ecco, di quello che facciamo. Fare politica costa veramente tanto sacrificio e per una donna che è già impegnata in famiglia non è una cosa semplice. Io penso che ci sia una condizione essenziale per fare politica, per entrare a fare politica, è quella della passione. Cioè non si può considerare entrare in politica per avere diciamo un lavoro, sicuramente un lavoro nel senso la politica non è un lavoro, è un impegno di una parte della nostra vita che costa veramente tanto sacrificio, quindi quando mi dicono che la politica è sporca, veramente ci rimaniamo molto male, specie noi donne, specie per quello che diceva lei, nel senso che noi donne siamo portate veramente a tessere con gli altri, diciamo, determinati progetti, a guardare avanti, a prefigurarci degli obiettivi. Io penso che noi donne abbiamo, diciamo, tutte le caratteristiche veramente per poter dare alla politica ciò che manca alla politica. I nostri, diciamo, gli uomini in politica, quando si confrontano con noi, anche se siamo donne di carattere e che quindi magari abbiamo progetti ben definiti, tendono a sminuire noi donne per il fatto che, diciamo, siamo più sentimentali, più dediti al sociale. Io penso che oggi alla politica veramente manchi il sentimento, cioè la capacità di portare avanti tutto con un grande slancio, cioè manca il cuore oggi alla politica. Secondo me il rinnovamento della politica passa anche attraverso proprio un'azione più di cuore. Manuela, il tuo ospite, perché siamo le battute conclusive? Dobbiamo sapere innanzitutto di che segno è. Assolutamente. Ah, io sono dello Scorpione, penso che il Cancro è l'unico segno, mi riferiscono, che va d'accordo. Assolutamente. Pare di sì. Oggi lo Scorpione siamo difficili, comunque noi, Scorpione. Cangrini. Da quello che ho sentito l'ho mangiato un po' di fine, in effetti è stata già dura. Sì, sì. No, volevo dire una cosa così al volo, che... rispetto a quanto si diceva prima, per evitare di essere, noi non siamo lamentosi, perché poi abbiamo sempre trovato un'alternativa alle cose che non ci convincevano, cerchiamo un confronto però da qualche tempo, nel senso che sono anni che noi chiediamo un confronto con le amministrazioni,
Ecco, magari chiedo a questa emittente televisiva se volesse, onde evitare, no, che si creino poi monologhi separati, se ci può essere un'occasione, come no, per parlarsi su questi temi, perché se no altrimenti si ripetono sempre le stesse cose. Ma non ci prestiamo volentieri, si diventa un po', diciamo, anche un po' noiosi. C'è sempre qualcuno che magari non le ha ascoltate le cose, però perché non fare un confronto aperto sui temi di cui abbiamo parlato, temi di cui parliamo, insomma. 8 marzo? 8 marzo? L'8 marzo che cosa facciamo? Noi abbiamo avuto uno spettacolo che si chiamava, che è molto, diciamo, fortunato, che si chiama Storie di donne raccontate da uomini, che abbiamo fatto proprio in occasione dell'8 marzo, anche in più di una circostanza. L'8 marzo proveremo invece uno spettacolo che poi faremo il 9, il 10 e l'11, che invece, ahimè, prevede solo 3 uomini. Si chiama Uscita d'emergenza. No, uscita d'emergenza ad aprile, faremo delle repliche straordinarie di Reietti il 9, il 10 e l'11 marzo, perché abbiamo saltato qualche replica per motivi di neve e allora lo riproporremo alla fine della prossima settimana. Quindi però saremo lì a provare l'8 marzo, purtroppo. L'8 marzo, Manuè? No, io non sono una di quelle che la mattina marzo... qui sicuramente. Ah sì, ovviamente. Quindi non puoi far tardi, né prima né dopo. No, no, ma non ho mai partecipato a queste feste da 8 marzo. A scuola mi piaceva quando a scuola i maschietti ci portavano le mimose, quello sì. Quello è, lo trovo ancora un gesto carino. Tempi di crisi. Mazzone. 8 marzo non me l'hai ancora piaciuto. Ci ha pensato. No, non farò niente perché non ho mai fatto niente l'8 marzo. Ecco. Io penso che festeggerò la festa della donna nel momento in cui ci sarà una festa degli uomini. Cioè, poi a che senso ha? Veramente mi ha fatto sempre molto tristezza vedere quelle serate in cui tutte le donne si uniscono, escono insieme escludendo gli uomini. Io ribadisco il concetto di prima. Comunque magari non l'8 marzo, che è una ricorrenza un po' più importante. A me piace considerare l'uomo un compagno di viaggio, non lo vedo come un antagonista. Quindi per questo con tanta forza vorrei che il compagno non mi vedesse come un antagonista poi a livello politico. Cioè, secondo me possiamo condividere le stesse cose in maniera tranquilla, rispettandoci e dando a tutti gli stessi diritti. Emilia Di Matteo, lei invece? Io condivido pienamente, non ho mai festeggiato nel senso strettamente commerciale l'8 marzo, però l'ho visto sempre come un momento di riflessione ulteriore per la situazione femminile di tante donne, soprattutto di quelle donne che sono sempre oggetto di violenza, di sofferenza, e quindi sicuramente verrà vissuto come un momento ulteriore di riflessione su questo argomento. Tra l'altro mi sia consentito dire, diciamo, a conclusione del discorso, perché poi la politica c'è anche un aspetto positivo, no? E quindi volevo dare un pieno riconoscimento al mio sindaco, al sindaco Umberto Di Primio, che dall'anno scorso ha costituito a Chieti il premio Chieti Donna Più, che è un premio di riconoscimento a 5 donne che si siano distinte nella loro professione, nelle loro attività, e che siano proprio un segno positivo della validità delle donne. Quindi questo per dimostrare che poi a volte ci sono dei riconoscimenti, sì, di grande sensibilizzazione da parte degli uomini, e che c'è un riconoscimento da parte verso quelle donne che comunque con il loro impegno, con la loro dedizione, con la loro professionalità hanno dimostrato di saper valere, di essere sempre presenti nonostante le mille problemi. E il premio ovviamente sarà ripetuto anche quest'anno. Bene, in conclusione io vi ringrazio per essere stati qui e vi siete andati presto questa mattina. Ma veramente presto. Ringrazio anche in particolare Emilia Di Matteo, perché è una delle poche donne che invita gli uomini. Molti giornalisti maschi in quella scena. No, io sono sempre stata veramente per la piena collaborazione, ma questo lo ricordo dai tempi della scuola. Io voleva fare la giornalista, quindi per... Sì, una giornalista mancata, però non è detto che in futuro... Non si sa mai. Non si sa mai. Si sa io... mai. Mi piace sempre poi no, più politica, realizzare i più donne in politica, così gli uomini non hanno più nulla da fare a quel punto. grazie Edoardo, grazie Manuela. Grazie a voi. Grazie Anna Paola Mazzone. Grazie. Bene, presto torna puntuale domattina alle 7 con la rassegna stampa di Franca Scaglierini, e nel corso di questa trasmissione un po' abbiamo anticipato quelle che sarà il leitmotiv della prossima settimana, la settimana dell'8 marzo. Arrivederci e buongiorno a tutti. Come? Au revoir. Au revoir. Buongiorno.